Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo la torta girasole. È davvero facile e veloce da preparare e perfetta per le occasioni speciali. L'esplosione di gusti intensi conquisterà tutti i golosi e ha un bellissimo effetto wow. Iniziamo! Iniziamo la ricetta tagliando grossolanamente 100 g di mandorle tostate. Le trasferiamo in un mixer e frulliamo fino ad ottenere una pasta. Questa sarà la consistenza che dovremo ottenere. Sempre nel mixer mettiamo 70 g di amaretti e li frulliamo fino ad ottenere una polvere che andiamo ad aggiungere alle mandorle. In una ciotola mettiamo 150 g di mascarpone e aggiungiamo il composto. Amalgamiamo per bene gli ingredienti con una marisa. Aggiungiamo 5 amaretti rotti grossolanamente per dare quella croccantezza in più. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Abbiamo messo 4 uova grandi in una ciotola e aggiungiamo poco alla volta 200 g di zucchero di canna. Montiamo fino ad ottenere una spuma densa per circa 10 minuti. In una ciotola capiente mettiamo 250 g di farina 00, 40 g di cacao amaro, un pizzico di sale, 5 g di caffè solubile e setacciamo il composto poco alla volta. Versiamo 150 ml di latte intero, 100 ml di olio di semi e mescoliamo per bene. Alterniamo l'aggiunta del composto di uova a quello delle polveri, mescolando lentamente dal basso verso l'alto. Infine aggiungiamo 16 g di lievito per dolci e lo amalgamiamo al composto. Prendiamo una forma di ciambella di 22 cm di diametro e 8 di altezza, unta di burro. Versiamo l'impasto all'interno e con un bastoncino facciamo dei cerchi concentrici per evitare che la torta faccia delle crepe in superficie. Cuociamo a forno preriscaldato statico 170 gradi per 30-35 minuti. Fare la prova a stecchino passati i primi 30. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente nella forma. Poi la giriamo e la mettiamo sul piatto da portata. Riempiamo il buco al centro per 3 quarti con la crema di mandorle e livelliamo per bene spingendo la crema verso il basso. Poi facciamo dei petali con la crema pasticcera, di cui trovate il link in descrizione. Con la punta di un cucchiaino spingiamo verso il centro le punte dei petali. Aggiungiamo la crema di mandorle fino al bordo e livelliamo per bene. Infine, con molta calma, posizioniamo delle gocce di cioccolato fondente sopra alla crema. Se non avete voglia di fare questa cosa, semplicemente mettete sopra le gocce con le mani. E voilà, ecco la torta finita. Guardate che bellezza! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa fantastica torta girasole. Un po' di crema e un po' di torta. Nella sua semplicità, questa torta è davvero straordinaria. La crema alle mandorle e amaretti ha un gusto intenso e un profumo inebriante.
La torta è umida al punto giusto e la crema pasticcera è vellutata e si sposa alla perfezione con gli altri ingredienti. Insomma, è una torta molto piacevole ed equilibrata, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.